Posso riavere il mio cellulare? Ancora un minuto. L'hai detto a mezz'ora fa. Buongiorno. Buongiorno. I nostri cappuccini? No, non hai risposto al messaggio. Messaggio? Sì, ne è arrivato uno, ma non potevo rispondere perché stavo scaricando un file pesantissimo. Hootie and the Blowfish o Kenny G? No, non è musica, in realtà è scienza. E la chiami scienza? Quindi... È uno di quei test che rivela la compatibilità di coppie? Non lo supereremmo oggi. Scaricato, possiamo iniziare. Ecco a te, principessa. Ascoltatemi, rispondete a una domanda. Chi pronuncia più parole in un giorno, una donna o un uomo? Dipende dalla donna e dipende dall'uomo. È vero. Se è G, meno di 500 al giorno. Se è Dix, più di 1 milione. Sì, invece, in un saggio piuttosto recente, il cervello femminile, scritto da una donna, si dice che un uomo pronunci 7.000 parole al giorno, mentre una donna ne pronuncia oltre 20.000. È quasi il triplo di parole, vi rendete conto? E la cosa ci interessa perché... Non ci interessa affatto, perché è solo uno stupido stereotipo sessista che deve essere sfatato. Ed è per questo che ci serviremo della mia nuovissima app di conteggio parole. Il punteggio più basso vince. Io punto tutto su Kenzie. Cosa? No! Non potete confondere me con i personaggi che faccio sotto copertura, come il barbone iperattivo o il concierge affascinante ma chiacchierone. L'agente speciale logorroico. Touché. Touché, lo dico solo io. Ok, che il gioco abbia inizio. Dai via. Via. Che c'è? Una valigetta? Più corto. Getta. Nella. Gettiamoci nella mischia. Nuovo caso? Anch'io mi sono sempre vantato di essere un uomo di poche parole. Ora ne hai dette 13. Ne potevano bastare 3. È successo ieri.